Minacce, pedinamenti e scenate di gelosia allo stalker denunciato dall'ex compagna, non potrà più avvicinarsi né comunicare con lei. Scontro tra scooter e bici di fronte al cimitero centrale di Fano, ferito il ciclista, rimasto trafitto dal manubrio. Vaccini, raggiunto nelle Marche il milione di dosi e di prenotazioni, partite oggi le somministrazioni in alcune farmacie, al via da fine settembre il terzo richiamo. Sanitari Novax, l'assessore Saltamartini avverte, se contagiano i pazienti non ci sarà alcuna copertura pubblica per gli irresponsabili sul lavoro. Ciclovia del Metauro, nuovo progetto, più risorse e iter accelerato. Baldelli annuncia, lo sprint della giunta Acquaroli stacca il gruppo dei ritardatari per giungere al traguardo di un'opera dimenticata. Al via da domani il mercoledì degli artisti, fino all'8 settembre decine di appuntamenti nel centro storico di Fano dedicati alla musica, al ballo e alla recitazione. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Ieri la Regione Marche ha raggiunto il traguardo di 1 milione di vaccini somministrati. Tanti anche i fanesi, compresi i giovani, che lo hanno già fatto o che comunque si prenoteranno. Doppio traguardo per le Marche annunciato dal governatore Francesco Acquaroli. Nella giornata di ieri la regione ha registrato 1 milione di dosi somministrate e oltre 1 milione di cittadini prenotati per il vaccino. Un traguardo importante raggiunto anche grazie all'apertura dello slot 12-39 anni e delle inoculazioni riservate agli studenti in vista degli esami di maturità. Anche a Fano quasi tutte le persone intervistate questa mattina hanno dichiarato di aver fatto il vaccino o di recarsi a breve negli hub del territorio. Lei signora l'ha fatto? Io mi sono vaccinata. Quando l'ha fatta la somministrazione? A maggio. Quindi molto presto, insomma, mese scorso. Sì. Per quale motivo? Perché ho mio marito con patologie, per cui ho preferito farla. Sta più tranquilla? Molto. Abbiamo fatto io ho fatto già i due richiami, benissimo, sono d'accordo, assolutamente. E con lei invece? Sì, anche io, uguale. Fatto. Fatto il vaccino? No. E lo farà? Sì. È convinto, sì. Sì, sì, in un futuro. Si è già prenotato? No, mi prenoterò molto. Grazie presto. Mille. Io non l'ho fatto, neanche ci penso a farlo adesso. Ha già avuto il Covid oppure ha qualche preoccupazione su questa somministrazione? Ma no, io il Covid ce l'ho tutti gli anni, l'influenza, la febbre, il raffreddore, vado in mare con 40 di febbre, sono sempre andato, dopo non so se chiama Covid, influenza, pakistana, io ce l'ho sempre avuta. Non ha paura? No. Lei come la pensa? Io l'ho fatto ieri sera. Come sta allora? Bene, sono andata a camminare stamattina, già va bene. Nessun effetto collaterale al momento? La prima dose, dopo non so, vediamo la seconda. Lo consiglierebbe? Sì. Per tutti, qualsiasi fascia di età, giovani, meno giovani? Beh, io ho i figli, adesso vorrei aspettare un pochino, aspettiamo. Per loro ancora, insomma, sì, vede. Ancora presto. Buongiorno, avete fatto il vaccino, lo farete? No, però sì. Penso di farlo. Ecco, anche voi farete il vaccino? Sì, sì, penso di sì. Ancora non l'ho fatto, ma dobbiamo prenotare per farlo. E in famiglia invece? Mio padre l'ha fatto e mia madre ha fatto la prima dose. Tu lo farai? Sì, penso di sì, ancora non l'ho fatto. Mia madre ha fatto la prima dose, mio padre ancora no. Compagni di classe, loro sono già andati o prenoteranno? Sì, pochi però per ora, però penso che prenoteranno in molti. C'è un po' di timore secondo voi tra i giovani oppure no? Sì, più che altro per quello che stavamo dicendo, che si dice che porta all'infertilità per le ragazze giovani e poi un po' in generale. Avete fatto il vaccino, siete d'accordo? Ora no, non l'abbiamo fatto, però a breve penso che sarà il nostro turno. Anche nel vostro nucleo familiare l'hanno già fatta la somministrazione? Nonna e mia mamma sì, hanno già fatto la prima dose. E no, mia nonna fa tutte e due, mia mamma ha fatto la prima e deve fare la seconda dose. Si è già prenotato? Sì, per venerdì. Anche tu? Io non ancora, ma lo farò a breve. Siete d'accordo, nonostante la giovane età? Penso sia importante. Quanti anni avete? 21. 31. In famiglia lo hanno già fatto? Sì, i miei già l'hanno già fatto. Lei ha fatto il vaccino? Sì. È favorevole, insomma, se l'ha fatto? Naturalmente sì. È più tranquillo adesso che... Io sono sempre stato tranquillo, quello facevo o non lo facevo, sono sempre stato tranquillo. No, io l'ho fatto, la prima dose, la del seconda la dovrò fare il 22 luglio. Tranquilla.
I giovani che conoscete invece, non so se avete figli, nipoti, io sono propensi a fare? La farà adesso, e ha 35 anni, quindi la fa adesso il 25 di giugno, mi pare, e il marito lo stesso, lo fa domani. No, non ho fatto il vaccino. Per quale motivo? Perché sono giovane, sto bene, l'ho lasciato a chi aveva più bisogno, poi più avanti magari lo farò sicuramente. E nelle Marche oggi non sono stati registrati decessi legati al coronavirus. I nuovi positivi sono 33, di cui 12 nella provincia di Ascoli Piceno. Scende al 2,7% il rapporto con i tamponi processati. Invece rimane invariato il totale dei ricoveri. In terapia intensiva ci sono 2 pazienti in meno, mentre in quella semi-intensiva 2 in più. E in caso di nesso causale di trasmissione del Covid ai pazienti da parte di sanitari Novax, la Regione Marche non si costituirà in giudizio a favore del personale ma dell'utente. Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. Per i sanitari Novax ha spiegato: abbiamo deciso di applicare le disposizioni che sono state rinnovate con decreto legge. È un tema che i dirigenti delle aziende dovranno applicare alla lettera, aggiunto con riferimento all'assegnazione a mansioni diverse e all'eventuale aspettativa senza retribuzione. Ognuno sappia, avvertito Saltamartini, che se procura dei danni illeciti ne risponderà direttamente, non sarà l'assicurazione o la finanza pubblica ad aiutare le persone che sono irresponsabili della prestazione lavorativa. E sempre oggi l'assessore ha annunciato che nelle Marche si prevede di iniziare nell'ultima settimana di settembre il terzo richiamo vaccinale anti-Covid, ad esempio per il personale sanitario che è stato il primo ad essere vaccinato a partire dalla fine di dicembre. Questo ha spiegato Saltamartini, perché è stato appurato che la copertura vaccinale dura circa 9 mesi. E intanto aumentano i luoghi della campagna vaccinale. Oggi sono entrate in campo anche le farmacie comunali e private che somministrano il vaccino, anzi a somministrare il vaccino sarà proprio il farmacista di turno. I dettagli nel servizio di Angelica Panzeri. Si sono aperte ieri le prenotazioni per il vaccino nelle farmacie comunali di Pesaro e Gabicce. Si allargano così i luoghi della campagna vaccinale, con la prenotazione che in questo modo non è più mediata soltanto dal portale delle poste. La somministrazione partirà dal 16 giugno in poi, non appena arriveranno le dosi di vaccino in farmacia, e ad effettuarli sarà il farmacista di turno. Il cittadino dovrà presentarsi con la richiesta di prenotazione e la tessera sanitaria in mano. Numerose le domande arrivate ieri nelle farmacie comunali già accreditate: Andrea Costa, Soria, Cattabrighe, Villa Fastigi e Pantano, poi la Sesta a Gabicce, a cui si aggiungono altre 21 farmacie private in tutta la provincia. Tra queste a Pesaro c'è la San Salvatore in Largo Aldo Moro, Madonna di Loreto in via Ugolini, Antonioli in via Branca, Rossini in via Recanati, Albini in via San Francesco, più una Sesta. Candelara. Noi siamo partiti con l'adesione di 5 farmacie su Pesaro e una su Gabicce. Cercheremo di gestire al meglio il numero delle prenotazioni per multipli di 6, perché le dosi dei fialetti dei vaccini sono 6 ogni boccetta, e quindi cercheremo proprio dalla prossima settimana, da mercoledì prossimo, di avere il numero giusto di vaccinati ogni farmacia rispetto a quello che è possibile fare. Considerate che questa è una, tra virgolette, una prova generale, perché l'obiettivo della sanità nazionale sarà quella, da settembre in avanti, di andare alla chiusura degli hub vaccinali, perché da una situazione di emergenza si sta passando ad una situazione di gestione della pandemia. Si deve presentare in farmacia con la tessera sanitaria, numero telefonico, e in maniera che noi prendiamo la prenotazione, poi se ci fosse qualche inconveniente così lo possiamo ricontattare, ma dovrebbe andare tutto liscio. E già da ieri mattina sono venute diverse persone, siamo stati molto contenti dell'affluenza. È una cosa molto semplice, possono venire a qualsiasi ora qua in farmacia per poi prenotarsi e vedere la disponibilità. Scontro fra scooter e bici oggi dopo mezzogiorno di fronte al cimitero centrale di Fanno. Lo scooter era condotto da una fanese di 58 anni che percorreva via della Paleotte in direzione Ancona. La donna, una volta arrivata in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, è entrata in collisione con la bici condotta da un pesarese di 59 anni, intento ad attraversare sulle strisce da mare verso monte. L'urto di lieve entità ha provocato la caduta del ciclista. Il 59enne è rimasto ferito e ha riportato delle lesioni causate dal manubrio conficcato nella gamba sinistra. Sul posto è il 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso del San Salvatore, i vigili del fuoco e la polizia locale di Fano per i rilievi e la viabilità.
A Pesaro invece una donna ha avuto il coraggio di denunciare l'ex compagno per il reato di stalking. E oggi, dopo gli accertamenti del caso, la squadra mobile di Pesaro ha dato esecuzione ad un'ordinanza che prevede il divieto di avvicinamento alla parte offesa, insulti, minacce, invio di numerosi messaggi vocali, WhatsApp e Telegram, pedinamenti e scenate di gelosia. Questi comportamenti tenuti dall'uomo hanno procurato alla donna uno stato d'ansia, ma anche di costante terrore per la sua incolumità, per quella del figlio e delle persone alle vicine. Una situazione che l'aveva costretta anche a modificare le abitudini di vita. La denuncia della vittima ha consentito all'autorità giudiziaria di emettere un doppio provvedimento di divieto di avvicinamento e di divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con la parte offesa. Ordinanza che in caso di inosservanza da parte dell'uomo può comportare l'applicazione di misure coercitive più gravi fino alla custodia cautelare in carcere. Sono in fase di liquidazione da parte dell'ambito sociale 6 i contributi economici relativi a diverse misure erogate dalla Regione a sostegno delle persone più fragili. Nei giorni scorsi, come ambito territoriale sociale numero 6, abbiamo liquidato i contributi che rientrano nell'ambito degli assegni di cura. Sono contributi di 200 euro mensili per ogni mese, che vanno a favore di persone anziane non autosufficienti e ai loro familiari. Abbiamo liquidato il primo quadrimestre da gennaio ad aprile 2021 e quest'anno le domande sono state 194, quindi 194 beneficiari che sono 35 in più rispetto all'anno precedente. Contemporaneamente abbiamo inviato alla Regione, siamo in attesa del vaglio delle domande, dei progetti da parte della Regione e poi del riparto del budget agli ambiti territoriali per quello che riguarda le domande per contributi per la disabilità gravissima e quest'anno ne abbiamo avute 144, 20 in più rispetto all'anno precedente e per, a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico. 40 quest'anno le domande, che sono 5 in più rispetto all'anno precedente. Tutti questi sono aiuti concreti che vanno alle persone più fragili, una comunità che accompagni, sostenga le persone in difficoltà nel loro percorso d'autonomia in modo tale che nessuno rimanga da solo e nessuno si possa sentire davvero escluso. Ancora cronaca, i carabinieri di Fano su richiesta del 118 l'altra sera sono intervenuti nella casa di un uomo colpito da un malore a causa dell'assunzione di cocaina ed eroina. I militari inoltre hanno accertato che poco prima aveva ceduto della sostanza stupefacente ad una sua amica ed ospite. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 25 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 3 siringhe già utilizzate. Accertate le sue responsabilità, l'uomo dopo le cure del caso è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Pesaro. Oggi invece in sede di convalida il GIP ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere. La ciclovia del Metauro sarà più bella, più lunga e più sicura. La giunta a Quaroli sblocca l'impasse, rispolvera un'idea che giaceva nel cassetto dei buoni propositi e destina più risorse per realizzare un itinerario innovativo. Un bel cambio di passo per un'opera che sarà al servizio della comunità di una provincia ridotta a Cenerentola, delle infrastrutture delle Marche e del centro Italia. E quanto afferma l'assessore regionale Francesco Baldelli, che oggi è intervenuto appunto sulla ciclovia del Metauro. Siamo allo sprint decisivo, a precisare l'assessore, con un nuovo progetto da realizzare entro luglio, più risorse disponibili e un iter accelerato per evitare il rischio di perdere finanziamenti dopo anni di immobilismo, ritardi ed errori a ripetizione. Nel suo intervento in Regione, Baldelli ha garantito che la ciclovia si farà e avrà un itinerario più esteso e sicuro rispetto allo studio precedente. Cambiamo argomento, inizia ad animarsi la stagione estiva, domani a Fano prenderà il via il Mercoledì degli Artisti. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, torna da domani fino all'8 settembre il Mercoledì degli Artisti. Il centro storico di Fano si trasformerà in un grande palcoscenico con decine di appuntamenti dedicati alla musica, al ballo, alla poesia e alla recitazione.
L'iniziativa, che rientra nell'ambito di Fanno and Plan Air in collaborazione con i locali fanesi e l'Orchestra Sinfonica Rossini, vedrà coinvolte in questo primo appuntamento diverse attività con spettacoli dal vivo. Un'iniziativa nata durante la pandemia per volontà prima del sindaco, poi dell'assessore al turismo Etienne Lucarelli, quello di aiutare un po' gli artisti, i professionisti del nostro territorio che appunto sono stati tra i penalizzati di questo periodo. Quindi seconda edizione, ripartiamo con uno zoccolo duro di locali che organizzano autonomamente attività musicali e sono il Senza Tempo, il Monna Lisa e i due locali di Piazza 20 Settembre, Bardin e Degusteria. Loro comunque organizzano queste attività e il Comune si mette attraverso l'Orchestra Sinfonica Rossini e il proprio ufficio stampa a disposizione per promuovere questa attività. Ad essi si aggiungono già da questo primo mercoledì 9 giugno la Mandria e il Curcuma Caffè. E poi, come l'anno scorso, sarà un'iniziativa che crescerà durante l'estate con le adesioni dei vari locali e il supporto, appunto, come detto, del Comune. Per tutti i locali l'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 20:30. Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina Facebook del Mercoledì degli Artisti. Tutti i mercoledì nella città di Fano, in quei luoghi dove le varie attività economiche hanno preso spazi a cielo aperto, rendendo la città più bella, saranno realizzate tante attività musicali, poetiche, insomma artistiche, per dare valore agli artisti locali, ma anche per dare così seguito alle richieste delle attività economiche, fare in modo che le persone possano partecipare alla città e vivere questi spazi a cielo aperto. Quindi come amministrazione cercheremo di dare valore al lavoro che tutte le attività economiche stanno facendo e rendere ovviamente la città più bella. E anche Fano aderisce alla Rotta dei Fenici, una rete internazionale che punta a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico con l'opportunità di partecipare ai bandi europei. Una vetrina importante per l'identità romana e la tradizione marinara. L'assessore Etienne Lucarelli ha annunciato la partecipazione di Fano alla Rotta dei Fenici, una rete internazionale che valorizza il patrimonio cittadino dal punto di vista culturale e turistico. Infatti si tratta di uno dei 40 itinerari capaci di esaltare le antiche civiltà che dall'epoca dei Fenici fino all'età repubblicana dell'Impero Romano contribuirono a creare una convergenza culturale mediterranea. La Rotta dei Fenici è un itinerario culturale del Consiglio d'Europa che vuole valorizzare la cultura del Mediterraneo e quindi dai Fenici, di tutti i popoli che si sono susseguiti nella colonizzazione di varie aree del Mediterraneo. Con questo la città di Fano ne approfitterà per creare una Smart Ways, dei progetti che riguardano la marineria, la romanità. Lo farà insieme anche altre città, altri istituti che partecipano come fanno alla Rotta dei Fenici, che sono il Comune d'Urbino, che sono l'Università degli Studi di Urbino, che sono la Politecnica delle Marche ed anche il Comune di Colli al Metauro. Quindi un progetto importante che ci darà la possibilità di attrarre fondi europei per queste tematiche e di lavorare insieme, di utilizzare il logo del Consiglio d'Europa della Rotta dei Fenici per lavorare insieme in modo sinergico e integrato a questi progetti di grande respiro europeo. Sabato scorso invece è stata celebrata la Giornata Mondiale dell'Ambiente, coinvolte scuole, giovani e associazioni. È il più grande evento annuale delle Nazioni Unite che ha l'obiettivo di sensibilizzare il mondo alla tutela del nostro pianeta. È stata celebrata il 5 giugno scorso la 47esima Giornata Mondiale dell'Ambiente, un evento al quale anche Fano ha aderito insieme ad oltre 150 paesi, organizzando diverse iniziative in città che hanno visto il coinvolgimento di studenti e associazioni del territorio impegnate ogni giorno nella tutela dell'ecosistema. La mattina abbiamo fatto un'iniziativa molto bella con i ragazzi dell'Istituto Torelli che hanno deciso di festeggiare l'ultimo giorno di scuola assieme a noi attraverso la pulizia dalle erbe spontanee, dai rifiuti in alcuni luoghi della città. Il pomeriggio Legambiente ha fatto una presentazione presso la Pinacoteca San Domenico del libro, una presentazione molto bella. La sera Argonauta, l'associazione Argonauta presso Casa Archilei, invece ha presentato un'iniziativa molto carina per bambini e famiglie alla ricerca degli animali notturni ed è stato davvero uno scoprirsi, un giocare, un divertirsi, ma anche un conoscere quelle che sono le caratteristiche della natura.
Per il libro presentato da Legambiente hanno collaborato oltre 20 associazioni. Il volume, che gode del patrocinio del Comune e della Provincia, è stato finanziato dalla Fondazione Carifano. Attraverso tutti questi enti e queste associazioni abbiamo potuto indire un concorso pubblico e gratuito al quale hanno aderito circa 100 persone con oltre 300 opere. È un libro unico sia per forma che per contenuto, in quanto è relativo al periodo del lockdown, al periodo in cui eravamo chiusi in casa e quindi l'unico mezzo che avevamo per guardare l'esterno era appunto la finestra, da qui il titolo Fuori dalla finestra. È un libro che descrive sensazioni, emozioni ed esperienze vissute durante quel periodo, quindi relativo al periodo di marzo, aprile e maggio del 2020. A raccontarci invece dell'esperienza vissuta a Casa Archilei a cura dell'Associazione Naturalistica Argonauta e dal Centro di Educazione Ambientale è Cristian Gori. Bambine quindi hanno potuto conoscere quali sono gli animali che vivono di notte, abbiamo quindi parlato della volpe, dell'istrice, del tasso, del gufo, del barbagianni, quindi di come vivono e come si riconoscono. Al termine di questa piccola presentazione i bambini hanno potuto fare una caccia al tesoro qui al Del Bosco del centro. Abbiamo infatti messo delle foto degli stessi animali di cui ho parlato nella presentazione e lo scopo era quello di cercare di notte con l'aiuto di qualche torcia o di un telefonino che facesse del flash, quindi un modo per vederli di notte. E a proposito di iniziative, tra poco trasmetteremo il secondo approfondimento dedicato a Passaggi Festival, che è condotto da Maria Elena Del Bianco. Buona serata a tutti voi, arrivederci.